Si vede? Sì, perfetto. Bene, ragazzi, qui oggi è sabato e quindi arriva un nuovo vlog. Allora, ragazzi, dunque, ci sono delle cose da dire in questo vlog, cose da raccontare, cose di cui parlare, quindi incominciamo subito. Allora, intanto, come prima cosa facciamo una piccola rassegna di video. Dunque, dallo scorso vlog ne sono stati caricati 8, ragazzi, quindi chiaramente non sono riuscito a metterne 2 al giorno, sono riuscito a metterne 2 al giorno solo a volte, se non le altre volte ne ho messo solo uno al giorno. Come sapete, se ne arriva solo uno al giorno invece che due è per via di università e cose così, quindi non è mia cattiveria, non è mia scelta, ma è per impegni o cose così. La telecamera se la alzo un po' forse è meglio. Comunque è per impegni di università e di studio, quindi comunque sempre uno al giorno, quello arriva sempre, quindi state tranquilli. Parte questo, partiamo subito con le cose interessanti. Dunque, allora, molti mi avete chiesto, dopo questa cosa devo parlare di una cosa molto molto importante. Comunque, molti mi avete chiesto se avevo già scelto di, così, mi avete chiesto se avevo già trovato il sostituto delle spray di Flambao. Allora, vi dico che sono ancora combattuto, ma sono già più orientato, nel senso che ho finito un let's play, ho finito Quantum Conundrum, non qua sul canale, l'ho finito con i video, cioè con i video sono arrivato anche oltre la fine, cioè l'ho finito, e quindi ora posso finalmente dedicarmi tranquillamente, con calma, a scegliere quale fra i, quanti è che sono, fatemi vedere, fra i 1, 2, 4, 5, fra i 6, 7 giochi che ho scelto in competizione, quale portare per sostituire Flambao, anche se comunque anche da quello che avete detto voi, Rule of Rose è quello che più vorreste, quindi credo che Rule of Rose parta già con un po' di vantaggio. Anch'io è quello che vorrei di più fare, però comunque non so se tenermi quello per dopo come bomba oppure no, però credo che Rule of Rose sia quello alla fine che più probabilmente andrà a prendere il posto di Flambao dopo che sarà finito Quantum Conundrum, perché fra quello, fra Quantum Conundrum e Alice, Quantum Conundrum è quello che finirà prima. Quindi Quantum Conundrum, vi dico fra quante parti finisce. Vi dico fra quante parti finisce Quantum Conundrum. Allora, Quantum Conundrum finisce fra questo Eris, quindi 1, 2, 3. Fra tre parti, se non mi sbaglio, dovrebbe finire Quantum Conundrum, quindi manca veramente poco, fino a parte 15 dovrebbe finire, ok ragazzi? Quindi tra poco incomincerà, in teoria, probabilmente, Rule of Rose. Sono anche, vedete, combattuto molto da Undertale, però e altri. Undertale, ho paura che sia veramente troppo lungo. Già Alice è parecchio lungo. In più Undertale, oppure che sia davvero tanto, tanto lungo, perché ho visto gente che lo faceva il let's play in 6, 7, 8 ore, altri in 12, dipende molto, mi avete anche detto voi, dal modo in cui si gioca, dallo stile di gioco. Però, dato che quello sarebbe il let's play, diciamo, serio, voglio giocarlo bene, quindi se è tanto, tanto lungo, viene tanto, tanto lungo, quindi sono un po' fermato dal fatto che sia così lungo, quindi poi scegliamo bene, sceglierò bene anche se anche Rule of Rose è abbastanza lungo, ma per quello vado sul sicuro, so che vi piace. So che vi piacerà sicuramente. Comunque, poi sceglierò e vi farò sapere. E vedrete. Comunque, tanto fra tre parti, Quantum Conundrum finisce, quindi fra poco, fra pochissimo vedrete quale gioco avrò scelto. Ora, l'altra cosa che volevo dire è molto importante, molto più importante dei let's play, dei video e quant'altro, perché riguarda me come persona, me come Jordan e non come Diddo. Volevo semplicemente ringraziarvi per quello che è successo sulla Diddo Family. Intanto volevo ringraziarvi in generale per la Diddo Family perché è a livello del canale, a livello di quello che ho, quello che sono riuscito a creare con il canale, è diciamo la cosa più geniale, secondo me la cosa più grandiosa e geniale che io sia riuscito a creare grazie al canale, ovvero un fottutissimo, stupendo gruppo dove voi vi parlate e interagite fra di voi, cioè nel senso, quello che io temevo è che poteva essere un gruppo dove, che ne so, aspettavate solo un mio post per scrivere, per potermi rispondere. Invece la cosa che mi fa amare questo gruppo, che si è venuto a creare, questa famiglia, che si è venuto a creare, è che voi vi scrivete
fra di voi, nel senso scrivete i post, vi commentate, fate amicizia, parlate fra di voi. E questa è la cosa migliore che potesse accadere nel gruppo, in assoluto, assolutamente la cosa migliore, quello che esattamente io volevo che accadesse nel gruppo. Vi conoscete, fate amicizia, parlate, vi chiedete le cose ed è veramente fantastico. Io vi volevo in particolare ringraziare per quello che è successo ieri, oggi è venerdì sera, volevo ringraziare per quello che è successo ieri. Perché avevo scritto un post piuttosto triste perché ero in un momento molto nero e molti di voi mi hanno supportato tantissimo scrivendo cose stupende. Io non ho risposto a praticamente nessuno perché eravate in tantissimi e non ho veramente avuto il tempo e quindi lo faccio adesso qua in video. Grazie mille, grazie, grazie, grazie. Vi voglio ringraziare uno a uno, non dico il cognome perché sapete che non mi piace fare cognomi su internet, dirò solo i nomi, tanto gli interessati sanno. Volevo ringraziare Omar, Nicolas, Giuseppe, Serena, Sara, Martina, Emanuele, Maria, Flavio, Cristian, Riccardo, Matteo, Lorenzo, Cristian, Andrea, Pierpaolo, Alessandro, Jordi, anche lui sì, me stesso, Carmen, Sara, Matteo, Giuseppe, Samantha, Miguel, Maria Teresa, Francesco, Chiara, Desiree, Alessia, Nicola, Denise, Ivan, Lorenzo, Gianluigi, Luca, Alessandro, Gianluca, Stefano e stop. Più quei mille che mi hanno scritto messaggi privati. Quelli erano solo quelli che hanno risposto nei commenti al post. Grazie, grazie mille perché mi avete fatto sentire davvero quanto la Dido Family sia una vera famiglia, non sia solamente un gruppo. Un gruppo di nerd, perché siamo un gruppo di nerd, ma siamo un gruppo di nerd che si comporta come una famiglia. Mi avete fatto sentire davvero in famiglia, quindi grazie. È stata davvero un'esperienza stupenda leggere le vostre parole, i vostri messaggi. È stato qualcosa di stupendo. Io ora ho letto i nomi come se fossi stata una macchina che legge dei nomi, perché siete tanti, ho dovuto leggerli tutti, ma davvero avrei voluto stringervi la mano e abbracciarvi uno a uno per tutte le cose stupende che avete scritto. Quindi grazie, grazie mille, perché in tanti mi avete scritto che io ci sono stato sempre per voi, per farvi avere un sorriso e quant'altro, e voi mi avete dimostrato ieri e anche molte altre volte che voi ci siete sempre per me. Quindi grazie, grazie davvero ragazzi. Volevo concludere il video con un enorme grazie a tutti voi, quelli che hanno risposto al post, quelli che comunque hanno solo che lasciato un mi piace, quelli che l'hanno solo che letto o quelli che comunque mi pensano. Grazie mille, grazie.